Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete, scrivania un po' incasinata. Sì, perché il video che andremo a vedere oggi richiede quattro tipi di dispositivo, perché andremo a vedere come è diventato facile e come è soprattutto economico poter condividere file di video, foto, testo, PDF, cartelle tra dispositivi con sistemi operativi diversi. Qualcosa che fino a poco tempo fa era veramente fastidioso e complicato fare, cioè trasferire file tra dispositivi con sistemi operativi diversi, adesso è diventato davvero molto molto semplice, perché trasferire da iPhone a un MacBook è facilissimo, si usa AirDrop, tra dispositivi Android è facilissimo, col suo sistema di condivisione è facile, mentre farlo tra dispositivi Windows, Android, un MacBook e un iPhone era direttamente complicato farlo, appunto, andando ad intrecciare questo tipo di condivisione. Ma oggi vi farò vedere come farlo e come farlo in maniera gratuita e semplicissima. Sì, perché vi porto la recensione del software applicazione Local Send. E ragazzi, questo software applicazione per quanto riguarda Android o iPhone è veramente pazzesco, perché oltre a funzionare in maniera incredibile è anche gratuito. Io non capisco perché sia gratuito, perché potevano farlo pagare tranquillamente, che ne so, 3,99 euro, 4,99 euro, aveva comunque senso acquistarlo, perché è pazzesco e risolve secondo me una problematica che abbiamo tutti: il dover condividere file tra vari dispositivi senza passarli prima magari su una chiavetta USB per poi trasferirli in un altro dispositivo, o senza fare magheggi incredibili di configurazione che se non si è super appassionati o comunque un po' sgamati per quanto riguarda la gestione dei sistemi operativi diventa veramente veramente complicato. E poi era comunque con dei limiti, con no ragazzi, qua è immediato, subito, tac, trasferiamo file da un iPhone a Windows, da Windows a un Mac, da un Mac a un tablet Android, cioè ragazzi, pazzesco. Ma direi di non perdere altro tempo e di vedere in azione come funziona Local Send. Abbiamo un MacBook, un computer Windows, un iPhone e un tablet Android. Questo per farvi vedere come è possibile inviare file tra dispositivi con sistemi operativi completamente diversi fra di loro. Allora, la prima cosa da fare è ovviamente andare a installare Local Send, il software che vediamo qua disponibile nel sito Local Send, che possiamo andare a scaricare per Windows, Mac, Linux, Android e iOS. Ovviamente per Windows e Mac lo scaricheremo direttamente dal sito, mentre per Android e iOS possiamo farlo dal loro Play Store. Infatti, se io vado nel Play Store del mio iPhone e vado a cercare Local Send, vedete che abbiamo disponibile qua Local Send. Stessa cosa succede nel Play Store Android. Quindi, una volta scaricato ed installato questo software o applicazione, possiamo andare ad utilizzarla. Allora, per farvi vedere come funziona e cosa è in grado di fare, lo faremo con un file video, ma si può trasferire ovviamente file di testo, PDF, foto, cartelle, cioè possiamo trasferire veramente di tutto tra i vari dispositivi con sistemi operativi diversi. Allora, la prima cosa da fare per poter utilizzare Local Send è andare ad aprire appunto l'applicazione Local Send. Quindi vado ad aprirla nel mio iPhone e vedete che lui adesso sta cercando i dispositivi pronti a ricevere il file che vogliamo inviare. Infatti vedete che qua sotto abbiamo ricevi, invia, impostazioni. Allora, se andiamo in invia, vedete che qua non abbiamo disponibile nessun dispositivo che in questo momento è predisposto a ricevere i file da Local Send, mentre qua in alto vedete abbiamo media, testo, file, cartelle. Questo appunto perché andandoci a cliccare sopra ci farà entrare dove abbiamo i file dedicati da condividere. Quindi media ci farà entrare in foto e video, testo ci farà scrivere un testo da inviare, file ci farà entrare appunto all'interno di tutti i file, cartelle ci farà inviare direttamente delle cartelle fra i vari dispositivi. A questo punto direi di iniziare con l'iPhone, quindi inviare un file video da iPhone verso Windows. Quindi vado ad aprire Local Send che io ho installato sul mio computer Windows. Vedete che ho attivato ricevi, mentre sul mio iPhone deve essere attivato invia, e vado a fare dispositivi vicini. Ecco qua, vedete, Clean Apple Windows.
hashtag 180, hashtag 180. Quindi il mio iPhone adesso sta vedendo il dispositivo Windows. La cosa importante, come vi ho già detto, i dispositivi devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi, quindi deve essere la stessa identica rete Wi-Fi per tutti i dispositivi, altrimenti l'applicazione non può funzionare perché non comunica con i vari dispositivi, perché non vengono visti. A questo punto non mi resta che andare a selezionare media e vado a selezionare il file che voglio condividere. Supponiamo di condividere questo file, che è un reel di Instagram che ho realizzato qualche giorno fa. Vedete, dimensioni 126,4 mega. Vado a selezionare hashtag 180 come dispositivo, cioè lui, il computer Windows. Lo vado a selezionare, vado a dirgli al computer Windows accetta, e ragazzi, guardate la velocità di trasferimento. In esattamente 3, 2, 1, in circa 10 secondi ho trasferito 126 mega da iPhone a Windows, un file multimediale. Quindi il file multimediale di fleximan.mov che ho trasferito, questo reel che ho fatto per Instagram e TikTok, vado a fare eseguito, faccio eseguito anche da questa parte. Adesso non mi resta che andare nella cartella download del mio computer Windows. E ragazzi, ecco qua il file Fleximan. Lo faccio partire per farvi vedere appunto che è reale. Ed ecco qua il reel che avevo caricato e che ho fatto partire dal mio iPhone, che è stato inviato al computer Windows. Una volta fatto questo, però, possiamo fare un'altra prova. Qual è la prova che possiamo fare adesso? Allora, inviare da Windows a Mac. Quindi queste, diciamo, scambi veramente impossibili fino a poco tempo fa, o molto complessi da realizzare, adesso sono fatti veramente con facilità con questo software, che poi per assurdo è pure gratuito. Quindi facciamo che io adesso voglia inviare da lui, quindi Windows, faccio invia, vado ad aprire l'applicazione Local Send sul mio Mac, ok, che è hashtag 103, e vedete che è già apparso qua hashtag 103. A questo punto non mi resta che andare a selezionare il file che voglio condividere, quindi vado a cercare in file, vado nella cartella download dove ho il mio Fleximan, vado a selezionarlo, faccio apri, ok, e vado a selezionare hashtag 103. Perfetto, vedete che adesso nel mio computer Mac è apparsa la schermata rifiuta o accetta, vado a accettare e guardate, adesso sto trasferendo il file da Windows a Mac. Ragazzi, guardate, in pochi secondi, in 10-15 secondi ho trasferito 126,4 mega. Quindi faccio eseguito, eseguito anche da questa parte, e vado a vedere nella mia cartella download se ho il file di Fleximan. Ed ecco qua ragazzi che è disponibile il file di Fleximan. Lo faccio partire anche da questa parte. Sto giocando a Fleximan. Guardate, spettacolo ragazzi. In 10-15 secondi ho trasferito 126 mega da due dispositivi con due sistemi operativi completamente diversi, che fino a poco tempo fa era impossibile fare comunicare fra di loro, soprattutto impossibile con una facilità di questo tipo, cioè veramente pazzesco. Come vi ho detto, è facile far condividere un iPhone con un Mac, certo comunicano con AirDrop e si trasferiscono i file, stessa cosa tra i dispositivi Android, hanno la loro possibilità di trasferimento dati, ma condividere tra sistemi operativi di questo tipo era veramente complicato, se non quasi impossibile farlo con questa facilità. A questo punto facciamo un'ultima prova, direi di inviare da Mac a Android, quindi il mio MacBook invierà il file Fleximan al tablet Android. Quindi non mi resta che andare nel mio local send del mio computer MacBook, andare su invia, perfetto, vado a cliccare su file, vado nel mio download e vado a selezionare Fleximan, faccio apri e lui è pronto a inviare. Se vado a fare ricevi anche da questa parte e ricevi da questa parte, guardate che adesso faccio dispositivi vicini, lui andrà a vedere il dispositivo iPhone e il dispositivo Windows. Infatti vedete 180 per Windows, hashtag 153 per il mio iPhone. Quindi lui già questi dispositivi li vede, perché il local send è attivo, è funzionante e l'ho impostato su ricevi. Adesso però vado ad aprire all'interno di Android l'applicazione local send.
vado a selezionarla e la lascio impostata su ricevi ed è hashtag 151 ed ecco che qua è apparso già hashtag 151 nei dispositivi vicini, quindi adesso il mio MacBook sta vedendo tutti e tre questi dispositivi, quindi potrebbe inviare il mio file di Fleximan a uno di questi tre dispositivi. Vado a selezionare il dispositivo hashtag 151, come abbiamo visto che è questo, quello del sistema operativo Android, quindi il tablet, vado a selezionarlo in attesa di risposta, quindi vado a fare accetta ed ecco che è partito il download. Qua è più lungo, vedete 30 secondi, perché? Perché questo dispositivo Android è un dispositivo molto economico, low cost, quindi a livello di processore, di calcolo, di memoria, di tutto, non è performante come gli altri dispositivi che avete qua davanti, quindi ci mette più tempo a memorizzare il file che sta ricevendo, perché la rete internet è la stessa, però il file che sta ricevendo, lo stesso comunque modulo wifi, non è performante come quello degli altri tre dispositivi, quindi tutto questo allunga un pochino i tempi, quindi i tempi che erano di 10-15 secondi fra gli altri dispositivi qua sono diventati quasi 30, però il risultato è comunque pazzesco. Vado a fare eseguito e vado a fare eseguito anche nel mio MacBook. Adesso però dobbiamo vedere se è realmente stato eseguito, quindi vado in file del mio sistema operativo Android ed ecco qua Fleximan, lo vado a far partire per farvi vedere anche qua che è arrivato ed è funzionante, ragazzi, è pazzesco, questa cosa è incredibile. Ho condiviso questo file di Fleximan all'interno di tutti e tre questi dispositivi, qualcosa di veramente veramente secondo me incredibile, soprattutto ragazzi perché questa applicazione che poteva essere tranquillamente a pagamento e invece è pure gratuita. Quindi ragazzi, spero che questo mio video in cui vi ho portato questa prova di questo software applicazione per dispositivi iOS, Windows, Android, Linux, tutto quello che volete ragazzi, lui è compatibile, lui rende interfacciabili, rende comunicanti tutti questi dispositivi che usano sistemi operativi completamente diversi, ci danno la possibilità di condividere i file, qualsiasi tipo di file all'interno appunto della nostra rete domestica. Sì, perché come vi ho detto i dispositivi devono essere collegati comunque tutti alla stessa rete wifi, quindi non uno ha una rete, uno la rete 4G, uno la rete 5G, un'altra no, tutti alla stessa rete wifi e loro si vedranno e comunicheranno e invieranno i file da un dispositivo all'altro. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato questa prova del software di condivisione file local send vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, ma tantissime altre cose tipo Fleximan che avete visto adesso su Instagram lo trovate e anche su TikTok. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconti riguardante tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un testo, un tutorial o una novità magari come questa se non la conoscevate. Ciao e al prossimo video.